Benvenuti ad una nuova puntata di Affidea Health Sound, il programma dedicato alla salute e alla prevenzione grazie alla collaborazione con Affidea e i suoi medici. Vi ricordo che Affidea è il gruppo sanitario leader paneuropeo del settore, specializzato nell'erogazione di prestazioni di diagnostica avanzata, specialistica ambulatoriale, analisi di laboratorio, fisioterapia e riabilitazione, diagnosi e cura del cancro. Nella puntata di oggi parleremo dell'amicizia. Come influisce sulla nostra psicologia? Scopriamolo insieme. L'amicizia alimenta la nostra ricchezza interiore ed è un bene indispensabile per la nostra vita. La sua importanza è rimarcata da una giornata mondiale istituita dall'ONU nel 2011 e celebrata il 30 luglio di ogni anno. I vantaggi dell'amicizia sono sul fronte fisico, sociale, ma soprattutto psicologico. E ne parliamo proprio con una psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Paola Savarino del Centro Affidea CDC di Torino. Ben trovata ad Affidea Health Sound. Grazie per l'invito, salve a tutti. Dottoressa, cos'è l'amicizia in psicologia e cosa succede al nostro organismo quando viviamo questo tipo di rapporto? Allora, partiamo dalla definizione. Amicus in latino indica colui che si ama e quindi di fatto stiamo parlando di rapporti intensi che noi intrecciamo con le persone che incontriamo nella nostra vita. È una caratteristica, tra l'altro, che in psicologia viene considerata segnale di salute mentale, quindi viene a volte misurata quando si fa diagnosi per valutare quanto la persona sappia entrare in rapporti di fiducia ed intimità con le persone che incontra nella sua vita. Quindi l'amicizia e gli amici costituiscono delle relazioni intime in cui l'intesa può essere emotiva, ma anche culturale, quindi tutto quello che andiamo a fare insieme agli amici, che condividiamo come interesse con gli amici, sociale, perché le amicizie ci immettono nel mondo sociale facendoci uscire dall'ambito della famiglia, e soprattutto si tratta di rapporti che vengono chiamati tra pari, mentre quelli familiari sono più rapporti, come dire, quasi in verticale, no? Genitori, figli, e invece quelli con gli amici sono proprio tra persone che consideriamo persone a noi pari e a noi potenzialmente vicine. Lei parlava di un rapporto intimo, ma quindi potremmo quasi equipararlo ad un rapporto coniugale, cioè se in quello familiare appunto non è un rapporto tra pari, però nel caso in cui per esempio un rapporto coniugale si può definire una sorta di rapporto di amicizia anche quello, o c'è una differenza? Allora, ci sono differenze sicuramente dal punto di vista della gradualità di intimità, no? Anche l'intimità fisica che noi garantiamo al partner non è la stessa che permettiamo agli amici, anche se con gli amici più intimi, anche dal punto di vista fisico, ci può essere proprio un'intesa fisica e il bisogno anche di starsi vicino, di abbracciarsi, di passare molto tempo insieme, no? Quindi di fatto le amicizie, soprattutto le amicizie più intime, vanno ad integrare proprio quei rapporti che magari in famiglia non riescono a essere così intensi. Ecco, questi tipi di rapporto, l'amicizia in generale, tutte queste relazioni, anche le più intime, che intrecciamo nella nostra vita, cosa ci permettono di sviluppare a livello personale? Allora, intanto si tratta di esperienze, perché noi le viviamo, come dire, nel tempo, nello spazio, attraverso le attività che svolgiamo. Mi preme anche ricordare che sono importanti a tutte le età, per cui fin dalla più tenera età noi possiamo iniziare a sviluppare le nostre capacità di essere amici, ma queste capacità si possono sviluppare fino alla tarda età. L'isolamento che spesso gli anziani vivono è anche dovuto al fatto che la loro rete amicale nel corso del tempo si viene un po' naturalmente a impoverire a causa del fatto che molte persone si ammalano oppure vengono a mancare, quindi la possibilità di vedersi è sempre un pochino più ridotta. Parlavo quindi di esperienze che coltiviamo nel tempo, e queste ci permettono sia di esplorare maggiormente il nostro mondo interno, quindi i nostri desideri, i nostri bisogni, anche le nostre difficoltà,
difficoltà a volte di entrare in intimità e poi ci permettono appunto di entrare nel mondo esterno, quindi nel mondo sociale, con una certa identità, anche con una certa autostima. Lei prima parlava di isolamento come un problema relativo agli anziani o comunque alla terza età. Tuttavia, nel periodo della pandemia, un po' tutti siamo stati costretti alla distanza e quindi molti di questi aspetti sono stati messi in crisi anche in classi, diciamo, più giovani. Che impatto ha avuto sui rapporti la pandemia e quali conseguenze ha sul singolo individuo? Allora, l'impatto, come sappiamo tutti, ed è stato detto in molte situazioni, è stato un impatto veramente forte, veramente drammatico a tutte le età. I più giovani, soprattutto gli adolescenti, ne stanno ancora pagando le conseguenze, no? Molti fanno fatica a rientrare nel mondo sociale vero e proprio, tendendo a mantenersi magari agganciati a quel mondo social che magari hanno sviluppato proprio nel corso della pandemia. Ma è capitato davvero un po' a tutte le età, con il diradamento degli incontri, ad esempio, tra nonni e nipoti, no? Per paura di farli ammalare, per paura di portare il virus in casa. E quindi questo ha comportato un dolore importante, no? Perché dicevo prima, identità e autostima. L'essere nonni è un aspetto che mantiene giovani le persone. Non poter più, ad esempio, avere questo ruolo ha sicuramente impoverito le loro vite. Molte persone sono invecchiate poi velocemente a causa di questa mancanza. Lei prima parlava di social ed effettivamente, grazie ai social o forse a causa dei social, abbiamo sviluppato anche nuove modalità di amicizia. Ormai si parla di contatti e di follower, ma dal suo punto di vista, in che modo questi nuovi media stanno cambiando i rapporti interpersonali e quali sono i rischi che può comportare questo cambiamento? Dovremmo provare a pensare che tutto quello che viene creato dall'uomo, quindi anche tutta la tecnologia, è potenzialmente uno strumento nelle mani dell'essere umano. La difficoltà può essere proprio questa, no? Nel momento in cui consideriamo che invece quello non è più uno strumento, ma è il fine, diventa il modo in cui noi riusciamo a stare nel mondo, perché quello può essere limitante. Fino a che il social è un modo in cui io permetto in qualche modo al mondo di conoscermi e però poi continuo a essere io a decidere quali persone far entrare nel mio mondo, anche nel mio mondo fisico, no? Quindi delle persone che intendo incontrare è un conto. Se poi invece lascio che siano i social a decidere chi sono i miei amici e quindi se ho meno di X follower non mi posso considerare una persona degna, allora questo è un aspetto più critico, no? Perché viene proprio messa in crisi la mia identità, la mia autostima sulla base non di persone che mi stimano davvero, ma che mi hanno messo un like, ad esempio. C'è in conclusione un messaggio che vuole lasciare a tutti gli amici che ci stanno seguendo? Lavoriamo sull'amicizia, investiamo, scegliamo anche, no? Perché potrebbe darsi che scelte che facciamo in un certo momento della vita non vadano più bene in altri momenti, quindi può anche valer la pena di essere seri, no? E di mettere in discussione dei rapporti costruiti in precedenza, magari focalizzando invece la scoperta di persone nuove alle quali non avevamo dato tanto credito in precedenza. Quindi, come dire, un work in progress, impegniamoci nel corso della nostra vita. Benissimo, ringraziamo la dottoressa Paola Savarino di Affidea CDC per averci fatto capire l'importanza e l'impatto psicofisico che l'amicizia ha per ognuno di noi. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Non abbiate paura di rivolgervi ai professionisti che si prendono cura della vostra salute e della vostra mente. Alla prossima puntata di Affidea Health Sound.